A un anno dalla prematura scomparsa del collega Francesco Casale, l'associazione dedicata al giornalista esernino ha organizzato un incontro dibattito su quelle inchieste che sempre più spesso diventano veri e propri show televisivi. Casi come quello della Costa Concordia o di Ara Gambirasio, solo per citarne alcuni, rendono l'idea. In molti casi i processi sembrano spostarsi dalle aule dei palazzi di giustizia agli studi televisivi, dove spesso ci si dimentica di un principio basilare del nostro diritto, la presunzione di innocenza degli indagati, né si può restare indifferenti davanti alla pubblicazione selvaggia delle intercettazioni. Ha dibattuto su questi temi, tra gli altri, Carmelo Abbate, giornalista di Panorama. Il limite è quello che ognuno si costruisce nella sua attività di ogni giorno, nel rispetto delle persone, nel rispetto dei fatti, nel rispetto della dignità degli altri e nel provare in qualche modo ad avere sempre presente le ragioni degli uni e le ragioni degli altri. Io non credo che ci debba essere un limite, diciamo così, generale, perché te lo fai tu da solo. Io penso che ognuno di noi, ogni singolo giornalista, ha un potere straordinario, perché se ti comporti con correttezza, se lavori con correttezza, il livello generale dell'informazione migliora sicuramente. Hanno offerto spunti per il dibattito anche il magistrato Rossana Venditti, amica di gioventù di Francesco Casale, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Antonio Lupo, il presidente dell'Assostampa Giuseppe Di Pietro e Maria Corbi, giornalista d'inchiesta della Stampa. Io credo che sia una pessima abitudine del nostro tempo. Credo che la censura anche non vada bene, e quindi non è che si deve non parlare, ma bisogna parlare con razionalità, con giudizio, con civiltà, avendo sempre presente che si parla di persone. Quindi comunque chi si presta a far parte di un processo mediatico, secondo me, deve prima di tutto conoscere molto bene quello di cui parla. Invece noi vediamo spesso addirittura soubrette, persone di ogni tipo che vanno in questi salotti e dicono: per me quello è colpevole, quelle, ma si vede dalla faccia, si vede dai capelli, è abbronzato, si è fatto la lampada, è grassa, è magra, ma insomma questa è una cosa veramente che ha della barbarie.